Sì, ciao Jacopo, Alessio Torzuoli per acciperugia.com. Allora, intanto complimenti per la prestazione, peccato che è coincisa con la più brutta da parte del Perugia di tutto il campionato, in una gara che era decisiva, no, per agguantare punti importanti per in chiave salvezza. Ti ringrazio per il complimento. Non dovrò rivedere sicuramente la partita. Vista da dietro così non mi è sembrata la partita più brutta che abbiamo fatto, onestamente. Ci ha penalizzato il fatto di essere andati in svantaggio subito nel secondo tempo, e come la regina loro hanno molto arretrato il baricentro, si sono chiusi molto e è diventato un po' difficile per noi andare a concludere verso la porta, ma la squadra almeno a me è sembrata viva, ecco. Jacopo, buonasera, Antonino Caravella, Assi, Agenzia Stampa Italia, Tifo Grifo. Che cosa ha mancato a questo Perugia oggi? Eravamo abituati a vedere un Perugia con più grinta, con più determinazione, con più stimoli. Oggi invece i primi 25 minuti non abbiamo visto un Perugia. Poi subito il gol, il Perugia non è stato capace a reagire. Quindi che cosa ha mancato oggi a questo Perugia? Come ho detto, ci sono partite e partite. Il Modena è un avversario di grande qualità, davanti palleggiavamo veramente bene, è anche difficile, insomma, non abbiamo fatto male a livello di ritmo, magari rispetto a qualche altra prestazione abbiamo concesso un pochino, sicuramente eravamo un pochino più stanchi del Modena, ma questo fa parte delle cose. Ripeto, ho visto una squadra che ha lottato, ci ha provato, loro erano chiusi, hanno difeso bene e ripartivano. Ecco, è stata una partita difficile dopo che siamo andati in svantaggio, però sono fiducioso. Ecco. Grazie. Prego. Sì, Corrado Losito del Messaggero. Riparto da quest'ultima considerazione. Ok, fiducioso, però ci si rende conto della difficoltà della situazione con pochissime giornate da giocare, con alcuni scontri diretti e con una squadra che oggi è al di là di tutto. Probabilmente il Modena sia stato anche fortissimo davanti, ma Regina tecnicamente secondo me è ancora meglio. Ci si rende conto delle difficoltà della situazione e di quello che aspetta adesso il Perugia? Grazie. Grazie per la domanda. Sì, assolutamente sì, siamo ben consapevoli della posizione dove siamo. A quanti punti siamo dalla salvezza diretta? Uno, due. No, lo so, dico, la situazione non è drammatica dal mio punto di vista se facciamo quello che sappiamo fare, se siamo uniti, se siamo positivi dentro lo spogliatoio e se c'è un ambiente positivo intorno a noi. Sicuramente se sentiamo coesione da parte dell'ambiente e da parte di tutti, sarà più facile raggiungere l'obiettivo, questo è poco ma sicuro. Però ovviamente, ritornando alla tua domanda, sì, sappiamo bene dove siamo e sappiamo che abbiamo degli scontri retti ancora importanti da fare, dove ci sono punti in palio, cercheremo di farli nostri. Carlo Giulietti, Jacopo, specificamente sulla rete del Modena, quella palla riusciva a essere gettata via fuori area, che è successo, di preciso? Sono gol che capitano, personalmente sono i gol che detesto in assoluto, perché comunque da un tiro, diciamo, più o meno innocuo, è venuta fuori a rete, insomma, è il vantaggio con una deviazione, quindi dovevamo essere più bravi magari a non farli arrivare a tirare da così vicino, ecco, però capita, fa parte del gioco, una rete un po' rocambolesca, un po' sfortunata, però sicuramente possiamo fare meglio. Grazie. Un'ultima considerazione che volevo fare io, doverosa. Chi mi conosce sa che odio le frasi di circostanza, ma volevo fare i complimenti a Gori, perché è un ottimo portiere, si è dimostrato un compagno eccezionale di squadra, sapendo di non giocare questi giorni mi è stato vicino e mi ha aiutato moltissimo a fare una prestazione positiva. Grazie.